Allora, parliamo di tre abitudini che sono convinto possano letteralmente cambiarvi la vita in meglio. Lo dico già, non sono abitudini che vi cambieranno la vita in tempo 10 minuti, 10 giorni, o che cavolo ne so, ci vorranno, ci potrà valere anche un mese per vedere certi cambiamenti, ci vorranno 6 mesi, 12 mesi, però sono assolutamente abitudini che io vi consiglio di implementare, magari anche non tutti i giorni, ma più volte a settimana. Allora, la prima di tutte, per quanto riguarda proprio la prima delle abitudini, è lo scrivere, ok? Ho fatto uscire, o dovrà uscire in questi giorni, un video proprio fatto su questo, sullo scrivere, mettersi ogni giorno lì e quello che in inglese viene detto journaling, quindi potrebbe essere tenere un diario, anche se tenere un diario non è il termine corretto che utilizzerei, perché non siete qua a scrivere: caro diario, oggi ho visto questa persona, oggi sono stato contento. No, si tratta di utilizzare questo diario come un coach, ok? Come un altro voi stesso, un altro, in questo caso un altro Lallo, lo utilizzo io, che ovviamente ne sa molta più di me, mi può dare dei consigli, perché alla fine della favola non c'è nessuno che sa più cose di voi che voi stessi, ok? Certo, io in primis sono un coach, mi piace l'idea di aiutare le persone, io stesso sono un coach per me, però alla fine della favola certe cose, sì, il mio coach mi dà dei spunti esterni e mi hanno sempre aiutato, infatti per questo che ogni anno investo migliaia di euro in questo coach, non sto scherzando, soldi che a volte non potevo neanche permettermi, e anzi che anche ad oggi non posso permettermi, però perché lo faccio? Perché vedo come accelera il mio progresso, come accelera la mia crescita. Però, come dicevo prima, se invece riesco anche a utilizzare me stesso come coach, se riesco a dire: ok Lallo, guardati all'esterno, cosa che diresti a una persona nella tua stessa situazione di fare? E automaticamente vengono fuori certe risposte, automaticamente riesco a risolvere certi problemi. E poi la prima abitudine è lo scrivere, iniziare a scrivere. Il consiglio che posso dare è: iniziate ogni giorno a dedicare 15-20 minuti a scrivere, scrivete quello che volete. Il consiglio che posso dare è: scrivete per quanto riguarda i vostri problemi, scrivete per quanto riguarda le vostre insicurezze, scrivete per quanto riguarda certi ostacoli che state incontrando. Io, questo sarà l'argomento di un altro video, però io nell'ultimo mese ho scritto veramente tantissimo, tutti i giorni, mezz'ora al giorno, e ho avuto una crescita nell'ultimo mese, perché ho scritto in una certa maniera, sono andato proprio nel profondo di certe dinamiche, di certe insicurezze, di certe mie mancanze, di perché certe cose che ho fatto, che non ho fatto, e lo dico chiaramente, io negli ultimi 30 giorni ho avuto una crescita che potrei paragonare a 5 anni di crescita, ok? Perché questa? Perché sono andato veramente nel profondo scrivendo, quindi ho iniziato a dire: ok, perché penso certe cose? Perché mi sono comportato in certe maniere? Ok? E questo mi ha portato a scoprire tanto delle cose del passato, qua voglio essere proprio diretto, ho scoperto delle cose del passato che neanche, di cui neanche sapevo l'esistenza, ok? Delle cose su di me, delle mie insicurezze e tutto, ma mi ha portato veramente a risolvere tante di queste cose, mi ha portato a dire: ok, adesso so quello che devo fare, ogni giorno io faccio quello che devo fare per migliorare questa situazione. Infatti la mia vita sta migliorando ancora di più, ok? Quindi la mia vita già era bella prima, sono contento che possa migliorare ancora di più, ok? Quindi questa è la prima abitudine, iniziate veramente ogni giorno a scrivere, mettervi lì per 20 minuti, 15 minuti anche, scrivete, veramente mettetevi lì e utilizzate questo tempo per creare fiducia in voi stessi, anche capire cos'è che vi sta bloccando ad avere questa fiducia in voi stessi, oppure risolvere dei problemi, dire: perché non riesco ad andare avanti per quanto riguarda questo progetto? Quali sono delle cose che potrei mettere in pratica? Quali sono delle cose che potrei fare? Io per esempio, quando ho fatto il journaling, appunto stavo scrivendo sul mio diario, sono arrivato all'alimentazione che ad oggi metto in pratica. E non era un diario, lì mi sono messo lì, ho fatto dei calcoli. Ad oggi io seguo un'alimentazione che mi dà energia, mi permette di stare bene, è tutto cibo zero processato, ok? Ho capito quanto devo spendere, però questo non è sicuramente, come dire, una crescita interiore quello. Però è un qualcosa che mi permette di progredire, perché procrastino di meno, sto meglio, ho più energia durante la giornata, ok? Stessa cosa mi ha portato anche per quanto riguarda certi contenuti, mi ha portato certe idee per quanto riguarda come far avanzare di più il canale, come per quanto riguarda aiutare i clienti in un'altra maniera, ok? Quindi utilizzate questo strumento, è un'ottima abitudine che vi consiglio di mettere in pratica. La seconda abitudine è la meditazione, ok? Allora, lo dico chiaramente, tutte queste abitudini che vi sto dicendo non sono
un tipo di abitudine, ok? Io vi sto dando tre tipi di abitudine, dove all'interno ci sono tanti altri tipi di abitudini. Cosa intendo dire? Che lo scrivere, potete mettervi lì e scrivere, che ne so, sono grato per questo. Infatti cambiate, cioè non deve essere forza. Come ho detto, io a volte parlavo di problemi miei, a volte parlavo di problemi dell'attività, magari parlavo di problemi con YouTube, a volte mettevo lì e parlavo di una mia relazione, a volte parlavo di una mia insicurezza, ok? Ogni volta cambiava, a volte era gratitudine, come appena detto, altre volte invece, che cavolo so, poteva essere una preghiera, altre volte potevano essere delle affermazioni, è sempre però uno scrivere. La seconda è la meditazione. Meditazione, come ho detto, non è per forza meditazione, ma è comunque rimanere in silenzio. Quindi può essere andare a fare una passeggiata senza distrazioni nel bosco, può essere meditare, quindi 10 minuti lì in silenzio, può essere anche visualizzare, ok? Può essere un tipo, come si chiama? Qualcosa che è molto interessante, lo opoponono, tipo una roba del genere, non mi ricordo mai il nome, o qualcosa di molto interessante di cui di andare a vedere, che vi aiuterà anche un sacco. Però sono tutte forme di, potremmo dire, silenzio, ok? Perché ad oggi, l'ho già fatto video riguardo, stiamo tutti in una società in cui, quando è l'ultima volta che siete stati 10 minuti senza il cellulare? Quando siete stati 10 minuti senza fare assolutamente niente? Probabilmente è da anni che non succede una roba del genere, quindi se non siete stati obbligati. Quindi provate a passare ogni giorno del tempo senza fare nulla, anche perché sono quelli i momenti in cui arrivano certe idee. Io mi rendo conto che le idee migliori mi vengono quando magari sto guidando, quando sto facendo una doccia, quando non sto facendo nulla, quando sono lì che sto per andare a dormire. Io a volte sono lì che sto per andare a dormire, penso certe cose, boom, metto lì, lascio un foglio attaccato attaccato al letto e scrivo subito, perché poi so che non me lo ricordo il giorno dopo. Certe idee mi sono venute così. Quindi iniziate ad avere ogni giorno un po' di tempo, quindi io non vi consiglio per forza di prima andare a dormire. Meditate, comunque meditare calmerà la vostra mente, ok? Io consiglio la meditazione perché ha tantissimi benefici, non c'è un motivo valido per cui non meditare. Iniziate a magari meditare quei 10 minuti al giorno, vi assicuro che vi farà estremamente bene. Ha tantissimi benefici, come ho detto, chiarezza mentale, se avete dei problemi anche per quanto riguarda la vostra gestione delle emozioni vi aiuterà, per quanto riguarda anche la produttività. Io vi assicuro che i momenti proprio in cui ho meno bisogno di utilizzare il cellulare è quando inizio a meditare costantemente, perché sono presente, non ho bisogno di una gratificazione esterna, non ho bisogno di un piacere immediato. Sono molto più consapevole di quello che faccio, sono molto più consapevole rispetto a quando prendo il cellulare perché non so cosa fare. Okay? Invece a volte me ne rendo conto, dico, cazzo, perché stai prendendo il cellulare? Fermati un secondo e lo rimetto a posto. E in meditazione vi assicuro che è una di quelle cose che vi consiglio di fare tutti i giorni. E questa è la terza abitudine, invece, è una delle più importanti e ritengo sia anche una delle più sottovalutate, ed è quella che io faccio utilizzare a tutti i miei clienti per quanto riguarda l'ambito della relazione, fatto in una certa maniera ovviamente, perché c'è anche il modo sbagliato, però è l'utilizzo di affermazioni. Dovete capire che tutto quello che voi siete, la persona che voi siete, viene da convinzioni. Convinzioni cosa sono? Sono delle frasi, delle cose che voi ritenete vere. Se ritenete vere, perché probabilmente le avete ripetute in continuazione. Quindi, io sono stupido, io sono intelligente, io la matematica non la capisco. Leggevo poi l'altro giorno il libro Psicocibernetica, in cui si parlava di ragazzi che avevano la convinzione: io non sono bravo in matematica, e di conseguenza, senza rendersene conto, potevano impegnarsi per delle ore, però tornavano sempre su quella cosa lì. Fino a quando non è cambiata questa convinzione, e appunto si sono ritrovati a essere i migliori in matematica della classe. Quindi le affermazioni, perché sono importanti le affermazioni? Perché voi adesso avete delle idee, delle convinzioni, avete una vostra rappresentazione della realtà, ok? Per cui dire, questo sasso è grigio, ok? Spero sia grigio. Questo sasso è grigio, questo sasso è piatto, ok? Il mio cane ha tot anni, non mi ricordo nemmeno, ha 10 anni. Ok, non è vero, ce n'ha 11. Il mio cane ha 11 anni e l'altro cane ce n'ha 13. Tutte queste sono, potremmo dire, realtà, sono convinzioni. Però quando io dico Lallo è un coglione, quella in realtà è una convinzione, perché se è una convinzione rischia di diventare la realtà per me. Se è la realtà per me, di conseguenza mi comporterò in quella maniera. Confermerò costantemente che Lallo è un coglione. Fortunatamente Lallo non è un coglione. Fortunatamente Lallo è una delle persone più intelligenti che ci sia. Ok? Altrimenti non stareste qua ad ascoltare le mie parole. È uno dei
dei migliori in qualsiasi ambito, okay? Mentalmente, fisicamente. Queste sono convinzioni, che è la realtà dei fatti. Non lo so, deduco di sì, per me sì è la realtà dei fatti, però sono convinzioni. E probabilmente voi avete delle convinzioni che non vi stanno aiutando. Tante convinzioni sono nascoste, lo dico chiaramente. Per questo vi consiglio di scrivere, perché scrivere quando vi iniziate a chiedere perché una cosa, perché penso in questa maniera, arrivate a delle convinzioni nascoste, ok? Però se voi veramente vi... scusate, devo andare. Se voi veramente iniziate a creare delle affermazioni nuove, le ripetete, le ripetete tutti i giorni con convinzione, con energia, inizierete a credere a queste affermazioni. E quando iniziate a crederci, cosa diventano? Come ho detto, delle convinzioni. Quando diventano delle convinzioni, voi iniziate ad agire in una determinata, in determinata maniera. Immaginate veramente che... ecco, ditemi qual è una vostra convinzione sul vostro carattere, ok? Quindi magari faccio un esempio. Io sono timido, io sono insicuro, io non amo fare questa cosa, io non amo la matematica, io non riesco a studiare, io non riesco a lavorare per più di 90 minuti, io odio fare questa cosa, io amo mangiare questo tipo di biscotti. Queste sono tutte convinzioni che sono diventate reali, ovviamente, si manifestano nella vostra vita, perché sennò non sarebbero delle convinzioni. Se voi iniziate a invertire queste cose, iniziate a pensare in un'altra maniera, iniziate a... creare delle affermazioni che magari invece vi aiutano, vi permettono di crescere, vi permettono di vivere una qualità migliore della vostra vita, vi assicuro che cambierà anche il vostro atteggiamento. Io ho sempre avuto paura del giudizio, ho iniziato a ripetermi la frase "io me ne sbatto il cazzo il giudizio altrui" e ho iniziato a vedere dei cambiamenti nel mio comportamento. Ho iniziato a vedere che facevo certe cose proprio perché me ne sbattevo le palle, non me ne fregava niente di quello che gli altri potessero pensare di me. Allo stesso tempo è necessario che l'affermazione unite l'azione, ok? Non potete dire "io amo conoscere gente ovunque io vada" e poi rimanere nella vostra bolla. No, dovete essere di supporto a questa affermazione, ok? Ma vi assicuro che verrà molto più semplice se unite delle affermazioni potenti, se le ripetete con energia. Per questo che per me viene così semplice aiutare i miei clienti veramente a trasformare la loro identità con le ragazze, a ottenere i risultati che vogliono con le ragazze, perché lavoro prima sul cambiare l'identità. Io posso dargli tutti gli strumenti, posso dirgli, che ne so, devi dire questo, questo e questo, devi scrivere questo, questo e questo, e ti devi comportare in questa maniera. Sì, è vero, potrei farlo, ma non, innanzitutto non sarebbe autentica come cosa, sarebbe molto fittizia, ma soprattutto, se prima cambiamo l'identità, a quel punto il resto viene automatico, a quel punto puoi veramente diventare la versione più autentica di te stesso, più onesta di te stesso, ok? Vi dico la verità, quando vi chiedo di creare delle affermazioni che vi aiutano, non vi sto dicendo che dovete crearvi delle convinzioni false, non dovete creare un'identità falsa, perché in realtà un'identità cos'è? È semplicemente un modo in cui vi siete comportati per tanto tempo. Se voi ora siete timidi, siete introversi, non riuscite a parlare con le persone e questa cosa non vi piace, questo non è quello che voi siete, questo è l'atteggiamento che avete adottato, ok? Questa è la vostra identità che avete in questo momento, potete prendere questa identità e cambiarla e trovarne una che vi piaccia di più, ok? A me non piaceva l'identità di una persona che non è in grado di fare una determinata cosa perché ha paura del giudizio. A me, tipo, una cosa che non mi piaceva era l'idea di non riuscire ad approcciare una ragazza. Io avevo l'odio ma non perché dovessi approcciare delle ragazze, mi dà fastidio l'idea di non riuscirci. Allora ho detto, cazzo, io devo cambiare la mia identità. Una volta ho cambiato la mia identità, ho iniziato a cambiare il mio atteggiamento, ho iniziato a cambiare le mie azioni e tutto il resto è venuto spontaneo. Ad oggi io automaticamente quando vedo una ragazza in giro inizio una conversazione. Ci sono quei momenti in cui ho più paura, ma lo faccio comunque, ok? Però se ho l'opportunità io parlo tranquillamente con chiunque. Mi fa piacere perché ho cambiato la mia identità. O no? Dico bene o dico giusto? Per cui, queste sono le tre abitudini che vi consiglio, vi assicuro che vi cambieranno la vita. Come ho detto, per quanto riguarda lo scrivere, è la prima che vi consiglio di mettere in pratica. Anzi, uno vi consiglio a volte proprio di, magari, che so, la domenica scrivere per un'ora di fila. Quando siete stressati, quando siete incazzati, iniziate a scrivere tanto, iniziate a buttare giù i vostri pensieri su carta. Vi assicuro che, secondo me, questa è la mia opinione, è più destressante che la meditazione, più vi libera più dello stress che qualsiasi altra cosa, perché togliete la merda che è qua e la mettete lì. Quando voi avete un problema, quando avete una o più aree della vostra vita di cui non siete contenti, avete tante idee, tante robe in testa. Se non le togliete da lì, in testa, il problema della nostra testa è che possono essere anche 5 cose, ma 5 cose che vanno avanti e indietro, su e giù, diventano migliaia, ok? Sembrano migliaia, se invece voi le mettete lì,
dire cazzo, non vi è mai successo di dover dire devo fare tantissime cose, quando vi mettete lì e scrivete, in realtà erano 8. Perché? Perché nella vostra testa sono tantissime, non riuscite a tenere conto di tutte quelle che vanno avanti e indietro. Una volta scritte sono molte meno. Stessa cosa con tutti i pensieri che vi stressano, quello che è. Quindi scrivere, meditazione, non c'è un motivo per cui non farla. E io stesso ho iniziato l'anno facendo 10 minuti ogni giorno, ho smesso, adesso sto riprendendo, ogni tanto cambio tipo di meditazione, provate nei tipi diversi. E infine le affermazioni, create delle nuove convinzioni. Se ci sono delle aree della vostra vita, dei comportamenti vostri di cui non siete contenti, soddisfatti, iniziate a creare delle convinzioni nuove che vi possano aiutare. Quindi io vi auguro tante belle cose, devo scappare ora, è arrivato il mio tempo, passate una grandiosa giornata, campioni, statemi bene, ciao, mi raccomando, iniziate a mettere a posto, iniziate a mettere in pratica queste robe, magari non tutte, può essere, io personalmente faccio quasi tutto, non è vero, non sto girando una cazzata, non faccio tutto al mattino, però me le spalmo durante la giornata, però vi assicuro che vi danno tanti benefici, perché qua si punta veramente a diventare la versione migliore di voi stessi, di piacervi. Queste cose vi aiuteranno anche a raggiungere il successo in qualsiasi area della vostra vita voi lo vogliate raggiungere molto più velocemente. Se volete lavorare con me, tutto in descrizione, per avere risultati migliori con le ragazze, non per avere risultati, per trovarvi la ragazza oppure trovarvi la tromba amica, le 3 tromba amiche, 5 tromba amiche, quello che volete, vi darò una mano, assicurato, garantito, in tempo 6 mesi, neanche. Statevi bene, passate una grande giornata, ciao campioni.